So we are going on this beach. So we are waiting here at Dimpol, Shipei. So now we see a very nice beach. And there is no pool. Now I ask, what is the name of the beach? What is the name of the beach? Loudest Arc. Loudest Arc. Loudest Arc. Arc. Because they say that there is a big boat, like the Ark of Noah. Yeah. This is the entrance. The entrance. Entrance. So we change your route and now we are exploring or going this hard beach. There is a boat big and the people say that it's similar to the Noah Ark. Siamo stati lucky to see the natural house. Eccola qua. The other side, what is the store? So like they like to buy soft things in the little store. So here is. It's the first time that Cesco sees the sea! Shout out to Papa, Dimple, Psych, Mama Vicky, Cesco! Yeah, they put here. Yes, it's stuck now. No, later, continue later then. Wow, what is this? The bridge. Very active. Wow, hey, I've never seen. Mangrove. Wow. Yeah, but this is a mangrove. Mangroves. Wow, they grow like this. Yeah, the sea, check. The plants that they grow in the sea. Spettacolo. Incredibile. Famose mangrovie. Cioè delle piante che crescono prendendo dal mare il loro nutrimento. Incredibile. Quindi aiuto. Questo è un ponte che le persone attraversano per vedere un caratteristico ambiente di questa zona dell'Oceano Pacifico. È un ponte sommerso, cioè incredibile come hanno lavorato con le cose che trovano, col bambù. Incredibile. Quindi possiamo anche vedere una imbarcazione caratteristica del luogo, cioè caratteristica al boat. E anche creature
Ecco la caratteristica. Barca. E anche creature di queste parti endemiche. Ho appena visto una lucertola gigante. Cioè big lizard. E vediamo anche la piccola mangrovia che sta crescendo. Ok, abbiamo lasciato il ponte, cioè the bridge, e we are going. Ecco qua, incredibile. Questa dovrebbe essere la mangrovia piccolina, little mangrove. Poi ho visto anche una conchiglia gigante, mai vista. Quindi questa è giungla di mangrovie, ragazzi, ma è una cosa pazzesca. Qui come possiamo vedere c'è anche un percorso a ostacoli. Bisogna essere belli allenati prima di poter entrare nelle fantastiche spiagge di queste parti. Quindi bisogna camminare, attraversare un ponte e anche tante cose a vedere. Wow. E qui possiamo vedere questa spiaggia incredibile. Incredibile. Ecco, là si vede questa imbarcazione sospesa. Andiamo a vedere. Quindi si fa un percorso. E l'aria è bella salina, si sente. Voglio assaggiare il mare di queste parti, perché la prima cosa che facciamo in Sardegna è assaggiare l'acqua del mare per vedere la salinità. Quindi voglio assaggiare l'acqua. Cioè in inglese, I want to taste if the water is salty. Quindi qua c'è una barca caratteristica del posto che l'hanno adagiata così sospesa. Salute. E vediamo la imbarcazione che l'hanno adagiata sopra dei bambù. Incredibile. Quindi qua possiamo vedere questa barca Noah. E qua possiamo vedere anche che il mare è proprio un oceano. Questo è un oceano, non è che, perché noi siamo abituati alle nostre parti di vedere il Mediterraneo, invece questo qui è un mare grande che prende sino all'Australia, arriva qua. Vedete, sì. Quindi adesso ci ristoriamo. Incredibile, guardate. E come al solito Dimple ha preparato un ottimo pranzetto. Quindi cosa hai fatto oggi, Dimple? What is this food? Chicken joy, a fried chicken. Quindi ha fatto pollo fritto, diciamo, alla maniera che sono tempi, sa? Spaghetti alla filippina. Poi c'è il tonno. E stiamo aspettando la Coca-Cola. Quindi questo è il piatto, come potete vedere, spaghetti con pollo fritto alla maniera che solo Dimple sa fare, che si assomiglia a quella della... avete mai mangiato KFC?
perché si assomiglia a KFC, cioè una famosa fast food. Cioè praticamente qua è tutto corallo, vedete? Quello è corallo. Tutto corallo. Sì. Incredibile. Quindi la spiaggia, vedete? Piccolina, bellina. Va bene anche per i bambini qua. Very nice place also for kids. They call Laudis Arc here, beach. Laudis Arc, spiaggia di Laudis Arc, dell'arca di Laudis. Quindi potete sedervi, guardare l'oceano, respirare un'aria incredibile. Sembra una cartolina, raga. Incredibile. Quindi questa è l'arca. Assale. Arc de Colpes. E sembra l'arca di Noè, come l'hanno fatta, veramente comune. Bellissimo, bellissimo. Veramente, raga, è un posto meraviglioso. Raga, è meraviglioso questo posto. C'è l'oceano, l'arca, poi queste casette, vedete? Sono tutte le casette qua, una figata. Queste casette, vedete? Antiche, babbo. Bellissima, guarda, una roba bellissima. Guarda qua. C'è un'avventura praticamente dopo l'altra, sono le Filippine. Quindi se venite a volete vedere le Filippine, non è che il viaggio costa chissà che cosa. Io magari vi aiuto a cercare il biglietto per venire qua. Vedere qualche sconto. Perché è tutto da scoprire. E sto pensando io di vedere come prendere il brevetto di volo. Perché qua secondo me un aereo non costa troppo. Prendere un aereo e andare a esplorare le isole, che è una figata. Vedete dove vi portiamo col canale? Esplorare il mondo, cioè comunque in Filippine non è che ci sono tanti vlogger così che vi fanno vedere le meraviglie e le cose ancora inesplorate. Quindi sapete che a voi costa pochissimo comunque mettere un like, un'iscrizione e condividere ai vostri amici, perché sono video che piacciono alla gente. Perché a chi è che non piace un paesaggio del genere? Quindi iscrivetevi, condividete. Wow, guardate. Qui sicuramente organizzano anche feste, perché sembra proprio il posto perfetto per fare compleanni, feste, battesimi, matrimoni. Che è veramente grazioso come posto, è molto rilassante.
ready? Sì, sì. Aspetta. I'm exploding. Loro intanto fanno i stealth e io esplora. Vedete, è gigante. Porca mia. Veramente piccolo. Ecco qua, adesso potete vedere dove siamo, in queste casette di bambù meravigliose, nella spiaggia, nella foresta di mangrovie, praticamente vicino alla spiaggia. Meraviglioso. Tutti gli amici che mangiano. What a place, guys! What a place! Very good. Yeah, this is an art. So, welcome to Philippines! Wow, caretta caretta! Quindi questi qui viaggiano sino a tutto il mondo, 100.000 km, quindi partono da qua e attraversano tutto il mondo, ciao!